Dopo l'eccellente restauro della ditta Mauve, di giovani restauratori bravissimi, che ha riportato la pala alla primitiva qualità pittorica, e dopo essere stata in tournée in Palazzo Ducale a Venezia e poi a Washington, la pala con l'apparizione della Vergine a San Girolamo riappare, e non è un gioco di parole, nel suo contesto originario, anche se profondamente mutato. Infatti la pala era stata fatta per la sala dell'albergo, l'ambiente in cui ci troviamo, della scuola di Santa Maria della Giustizia e di San Girolamo. Quindi noi dobbiamo fare un salto all'indietro, nello spazio e nel tempo, per comprendere il profondo significato di questa pala, che è un unicum nella storia dell'arte italiana, per tema. Allora, sul chi l'ha fatta ormai non ci sono dubbi, appunto per le qualità pittoriche emerse dopo il restauro. Tintoretto, nel suo pieno splendore, possiamo dire. Resta da chiedersi quando è stata eseguita e perché. Cioè il motivo della scelta e chi ha ordinato questa scelta e qual era il pubblico di destinazione. Dicevo che è un unicum e nessuna biografia del santo anacoreta riporta questo tema, questo avvenimento. Chiedersi anche, dobbiamo, Maria che ruolo ha? Perché è stato scritto che è la Madonna Immacolata e che è l'Assunta. E io escluderei, per motivi che dirò, se questi due ruoli. Al tempo dell'esecuzione della pala, Tintoretto era il pittore più affermato e più anche preso da incarichi di qualsiasi tipo, per lo Stato e per sovrani stranieri. Però l'artista ha sempre, nella sua profonda sensibilità religiosa, ha sempre presente nel tema della pala d'altare il ruolo, il contesto, la relazione con l'altare e il pubblico di destinazione. Come noto, la scuola di Santa Maria della Giustizia e di San Girolamo nasce dalla fusione nel 1458 di due scuole, una intitolata a Santa Maria della Giustizia e l'altra a San Girolamo. Quando è stata commissionata la pala e da chi? Noi abbiamo degli indizi. Un indizio importante è che nel capitolo della scuola si legge che nel 1572 che va ordinato uno scrigno per porre una croce e un turibolo d'argento sull'altare dell'albergo nostro dedicato a San Girolamo. Quindi nel 1572 c'era già un altare dedicato a uno dei santi titolari. Nell'82 Palma sta lavorando al soffitto di questa sala, purtroppo perduto, che era dedicato all'Assunzione della Vergine, dove veniva glorificata come assunta. Quindi fra il 72 e l'82 collocherei l'esecuzione della pala, tenendomi un po' più indietro per la relazione stilistica che si nota tra lo stile della pala qui dell'Ateneo e le tele della sala capitolare, parietali della sala capitolare di San Rocco. Chi la commissiona? L'organismo che qui governava la sala dell'albergo e chiese probabilmente a Tintoretto di rifarsi a un modello che è la Mariegola, che porta una miniatura che vede sia la Madonna sia San Girolamo, molto statica però,
è andata rubata, ma per fortuna ne possediamo una riproduzione antica. Tintoretto quindi aveva un modello, ma spetta al suo estro creativo aver trasformato quello che era una piccola miniatura con l'obbligo di due presenze paritetiche, e questo l'unicum nella storia dell'arte, in una pala monumentale, in cui appunto il suo estro creativo costruisce una unitarietà attraverso la relazione che riesce a creare fra il santo, che è colto d'improvviso, talmente d'improvviso che gli cade la Bibbia alla cui traduzione sta lavorando. E attraverso una diagonale i suoi occhi puntano verso quelli della Madonna, dolcissima, accogliente. La Madonna apre le braccia e accoglie. Ed è sorretta da questi angeli, in scorci arditi e variopinti. I due, questa diagonale che collega i due, è l'unitarietà della scena, ma soprattutto Tintoretto lega i due con un paesaggio lussureggiante, un paesaggio moralizzato, una specie di paradiso in cui ci sono delle presenze che alludono a Maria, come l'arco che è la Ianua Celi, e ricordiamo che su questo altare venivano celebrate le messe per prima che i confratelli si recassero a accudire, a assistere i condannati a morte. E il ponte è Maria che è ponte fra terra e cielo, e quel sole sfolgorante che potrebbe alludere alla nascita di Cristo. Quindi tutto si lega, dagli sguardi alle diagonali, alle presenze simboliche del paesaggio, di questo straordinario paesaggio. Ora, il significato finale di questa pala è voler celebrare entrambi i santi titolari. Maria non è assunta perché avrebbe gli occhi al cielo e poi perché sarebbe stata glorificata sul soffitto. Non è immacolata perché non ha la falce di luna. È Maria, della cui perpetua verginità si era espresso vivacemente proprio San Gerolamo nel 383 con il trattato De Perpetua Virginitate Beate Marie. Questo ciclo di 8 tele con Storia della Vergine è uno dei documenti più antichi artistici della scuola e al tempo stesso un documento molto interessante della pittura veneziana. Raffigura episodi importanti dalla Visitazione alla Adorazione dei Magi, alla Presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, Cristo fra i dottori, il battesimo, il transito della Vergine e l'ascensione. E si lega alla confraternita, una delle confraternite che lavorava, che aveva sede presso la scuola, vale a dire quella della Santa Maria della Consolazione o di San Gerolamo. È interessante notare che ben quattro di queste 8 tele portano una data 1576, una data doppiamente importante perché è l'anno della peste ed è anche l'anno in cui la scuola si impegna particolarmente nella sua decorazione. Abbiamo infatti degli incarichi a Tintoretto per il soffitto della chiesa, andato poi perduto, e ad Alessandro Vittoria per la statua di San Gerolamo che si trova oggi nella chiesa di San Giovanni e Paolo.
La cosa singolare è che però la fonte più antica, che è Francesco Sansovino, che esce, il cui volume di storia veneziana esce pochissimi anni dopo, non porta nessun riferimento a questo ciclo. E per avere notizie dobbiamo aspettare addirittura Marco Boschini nella seconda metà del Seicento. E Marco Boschini si riferisce a queste tele come opera di Alvise del Friso. La stessa cosa dirà Zanetti circa un secolo dopo. Nel mezzo c'è stato anche un altro episodio singolare, vale a dire un restauro molto significativo da parte del pittore Antonio Zanchi nella seconda metà del Seicento, un restauro che probabilmente ha pesato nella lettura di questi dipinti, che in alcuni casi ci appaiono non ben definiti oppure un po' scuriti, sicuramente perché dovettero soffrire ed avere un restauro cospicuo, perché i documenti ci parlano di una cifra elevata corrisposta al pittore. Quindi, basandosi su queste fonti che vanno tutte nella direzione della scuola di Paolo, la critica si è orientata a seguire questo tipo di indicazioni, con un'unica eccezione molto significativa, che è quella di uno storico dell'arte, funzionario, presidente dell'Ateneo Veneto, Pietro Zampetti, il quale negli anni 70 si dedicò particolarmente a questo ciclo, ritenendolo in buona parte opera di Paolo Veronese e riunendolo, nel frattempo avevo dimenticato di dire che proviene dall'antica sacrestia della chiesa al piano terra e che poi era stato disperso in diversi ambienti. Negli anni 70 viene restaurato e viene tutto riunito nella sala in cui si trova adesso. Però io devo pensare che invece propendo per l'attribuzione alla bottega di Paolo Veronese. Voglio però precisare che bottega non significa serie B. Le botteghe, come ci insegna John Sherman a proposito di Raffaello, erano sempre presenti nell'attività dei grandi maestri e poi il maestro in persona interveniva in maniera maggiore o minore, e questo è un caso in cui Paolo Cagliari probabilmente non è intervenuto in maniera estensiva. Dobbiamo anche domandarci com'era composta la bottega di Paolo Cagliari a quelle date, 1576. Innanzitutto c'era il fratello Benedetto, che aveva 10 anni meno di Paolo e che era il suo alter ego praticamente, una sorta di sua controfigura, non solo nella pittura ma anche nelle transazioni economiche, negli investimenti che la famiglia faceva. E poi accanto a lui e Benedetto aveva anche una sua attività autonoma. Lo troviamo in quegli anni, ad esempio, lavorare al Vescovado di Treviso. Bene, accanto a lui poteva avere Alvise del Friso, appunto, a cui una parte della critica attribuisce questo ciclo, che era il figlio di una sorella di Paolo Veronese, e poi altri pittori come Francesco Montemezzano oppure l'Aliense. Dobbiamo ricordare che invece ci potevano essere anche delle partecipazioni di durata più breve, come probabilmente quella di Paolo Fiammingo, che è probabilmente presente nel Battesimo di Cristo e che era, come dice il suo nome Fiammingo, specializzato proprio nel paesaggio. Quindi il dipinto che ha la più larga presenza di paesaggio vede forse o può vedere l'intervento della sua mano. Il restauro più recente, oltre al Battesimo, ha interessato l'adorazione dei Magi, in cui noi possiamo vedere da una parte la presenza di alcuni ritratti nelle figure di almeno 2 dei Magi, secondo una prassi consolidata, forse era il guardian grande della scuola, del tempo o personaggi rappresentativi, e poi la struttura della bottega. Il maestro prendeva l'incarico,
lo affidava ai collaboratori e si lavorava sul materiale di bottega, i disegni, i bozzetti, addirittura le sagome di alcune figure. E come proprio ci ha fatto notare Pietro Zampetti, noi ritroviamo in questa tela, ma anche in altre, delle figure che sembrano prese di peso dai dipinti di quegli anni, ad esempio il dipinto di analogo soggetto che si trova a Vicenza nella chiesa di Santa Corona, oppure il Ratto d'Europa per il toro che si trova in Palazzo Ducale e che venne dipinto per Jacopo Contarini. Quindi nella sua, diciamo anche presenza di mani diverse, nella sua non omogeneità, che è proprio frutto di questa composizione collettiva, la serie di dipinti costituisce comunque un documento di estremo interesse per la storia dell'arte e per, in particolare, per l'arte veneziana.